Sa, qualche anno fa arrivarono dei mandriani come voi. Una notte le vacche gli scapparono, i carri andarono a fuoco. Addirittura uccisero uno di loro in tanta confusione. Alle spalle, scommetto. Il cavallo del vostro uomo si trova alla stazione di posta. Riprendetelo quando stasera ve ne andrete. E all'alba attaccate i cavalli ai carri. Radunate il vostro bestiame a randagio e portatevelo via, lontano da Fort Armon per sempre. Accompagna il signor Spearman dal suo uomo, così se ne potrà andare. Mineto, mi fai dare una sbirciatina al bottone rosso? Mi posso fidare? Yes, sir. Va bene. Ecco qua, ecco. Per distruggere il mondo intero, basta toccare questo pulsante. È molto interessante quello che dici, perché... No, no! Ci sei cascato! Ci sei cascato! Ali, per favore, via di qua, per favore. Povero me. Non possiamo far saltare qualcosina? Certo che no! Please! No! Dai, un posto di merda tipo il Galles. Ali! Sai che il primo ministro del Galles ha detto che sua madre è una troia? Sono io il primo ministro del Galles! Beh, non dovresti parlare così di tua mamma, no? Ora senti, la tua prima... E questi? L'unità 11. I sopravvissuti del gruppo portato qui per finire il lavoro iniziato 30 anni fa. Per finire cosa? Glielo dica. Totenkopf pensava che l'umanità fosse condannata all'estinzione e così propose l'impensabile, costruire un'astronave che portasse nello spazio gli elementi basilari di una nuova civiltà. Usando le sue macchine ha raccolto esemplari di tutta la vita sulla Terra. Ciò che ha chiamato il mondo di domani. Le due fiale che il dottor Jennings mi aveva dato, che contenevano? Adamo ed Eva, il capolavoro di Totenkopf. I semi di una tecnologica utopia. Li trafugammo da quest'isola sapendo che Totenkopf non sarebbe partito senza di loro. Ma ora che li ha di nuovo, nulla potrà tenerlo qui. Allora vada. Vada dove non può nuocere a nessuno. Oh, no, no, no. Quella nave non deve lasciare questa terra. Perché? Cos'è che non ci avete detto? Quando il razzo avrà percorso 100 chilometri nello spazio, la Terra verrà incenerita. E come lo impediamo? Solo Totenkopf può impedirlo ormai. Non saprei nemmeno da dove cominciare. A volte nella vita ci capita di essere chiamati a fare qualcosa al di là del dovuto. Si chiama sacrificio. Chiedila a Jean. Chiedila a Morty. Ci posso provare. Fa del tuo meglio e trovala. Tieni Mr. Maguire informato. Angelo. Ho anche un affaruccio che è più nelle tue corde. Jean ti comunicherà tutti i dettagli. Spero sia stato tutto di suo gradimento, Mr. Price. Decisamente eccellente, Angelo. Grazie. Dettagli. Dettagli. Cose da fare, cose da far fare. Non mi seccate con i... Chi siete? Siamo viaggiatori, tutto qui. Non vogliamo farvi del male. Non si può entrare. Non avete letto il cartello? Mi dispiace tanto, non l'ho visto. Che diavolo ci fate qui? Stavamo non facciamo niente, però ci dispiace molto e ce ne andiamo subito se ci fa uscire. George, guardami. Lei è solamente una ragazza. Sì, è un vecchio trucco, l'ho già visto. Arrivano così pochi visitatori di questi tempi e lui sospetta di chiunque suoni alla porta. Mi chiamo Martha. La gradite una bella tazza di tè? Vi va un po' di musica? È così riposante. George! Ah! Eccellente! Entrate! Lasciateci, mia cara. Si sono uniti a noi il dottor Thomas Lancaster, il reverendo Stingwick, il nostro abile magistrato Samuel Phillips e infine questo brav'uomo e James Hardenbrook, il nostro notaio. Voi, signore? Un semplice agricoltore che ha avuto successo. La città si rivolge a me come amico e consigliere. E possidente e banchiere. Procediamo. Grazie. Allora, tre persone assassinate. Prima, Peter Van Garrett e suo figlio, Dirk Van Garrett. Erano entrambi... Il mio cambierà tutto se non lo farai. In passato a un re bastava apparire rispettabile in uniforme e non cadere da cavallo.
Ora dobbiamo invadere le abitazioni del popolo per ringraziarcelo. Questa famiglia è stata ridotta alle più basse e spregevoli di tutte le creature. Siamo diventati attori. Non siamo una famiglia, siamo una ditta. Eppure da un momento all'altro alcuni di noi rischiano il posto. Il tuo caro fratello è futuro re. L'unica moglie a cui sembra interessato è invariabilmente la moglie di un altro. Ha troncato il rapporto con Lady Ferns. E l'ha iniziato con la signora Simpson, una donna con due mariti viventi. Gliel'ho detto chiaramente, nessuna persona divorziata potrà mai essere ricevuta a corte. Ha detto che questo lo rendeva sublimemente felice. Immagino fosse perché lei andava a letto con lui. Ti do la mia parola, così ha detto. Ti do la mia parola che non abbiamo mai avuto immorali rapporti. Ha guardato dritto in faccia suo padre e ha mentito. Morto io rovinerà se stesso questa famiglia e questa nazione in 12 mesi. Chi raccoglierà i pezzi? Herr Hitler che intimidisce mezza Europa. Il maresciallo Stalin l'altra metà. Chi si schiererà tra noi? I nazisti stivali e il proletario abisso. Già due bersagli distrutti. Prossimo punto all'ordine del giorno. Agente Percival. Oh, God! E quando ci si intromette, pericolosa. Sirius Black è nella cella in cima alla Torre Oscura. Conosci la legge, signorina Granger. Non dovete essere visti. E fareste bene, secondo me, a tornare prima dell'ultimo rintocco. Altrimenti le conseguenze saranno troppo devastanti per parlarne. Se stanotte avrete successo, più di una vita innocente verrà risparmiata. Tre giri dovrebbero bastare. Oh, a proposito, quando si è in dubbio, trovo che tornare sui propri passi sia un modo saggio di cominciare. Buona fortuna. Ma di che... Non provare pietà per i morti, Harry. Provala per i vivi. E soprattutto per coloro che vivono senza amore. Professore, il patronus di mia madre era una cerva, non è vero? Proprio come quello del professor Piton. È curioso, non trova? A dire il vero, se ci rifletto, non mi sembra affatto curioso. Ora devo andare, Harry. Professore! È vero tutto questo? O sta accadendo dentro la mia testa? Certo che sta accadendo dentro la tua testa, Harry. Dovrebbe voler dire... che non è vero? Professore!